battendo per 1-0 l'Agropoli, la Gelbison si aggiudica il derby del Cilento. Fanno festa i tifosi vallesi, presenti quasi in 1000 unità allo stadio Morra. Per i supporters agropolesi, stoppati dal prefetto, la magra consolazione di vedere il match in diretta su Rai Sport. Nonostante sia stato soltanto un gol a decidere il derby, la partita è stata ricchissima di emozioni. La prima la regala Galantucci, che su punizione dal limite chiama Capozzi ad una difficile parata con il pallone che si spegne in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, D'Attilio butta giù un avversario, ma il direttore di gara non concede il rigore. La risposta dei Delfini arriva all'ottavo sull'asse Mascolo Mallardo, con quest'ultimo che non riesce a calciare a rete, perde il pallone proprio un attimo prima del tiro, forse temporeggia troppo però il numero 9 dell'Agropoli. Dopo una partenza a sprint il match vive una fase di studio e bisognerà attendere il 27esimo per vivere un'altra emozione con la Gelbison che riesce a violare la porta di Capozzi grazie a Grimaudo, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco ed è netto del senegalese Sené. Nei restanti minuti l'Agropoli tenta di impostare il gioco, mostra solidità difensiva e un centrocampo attento e bravo a dettare le geometrie, ma in avanti la formazione di mister Delli Santi è nulla. La Gelbison invece, quando supera la propria metà campo, diventa pericolosa e chiama agli straordinari Capozzi, che però fa buona guardia. Nella ripresa l'andamento della gara non cambia. Dopo un minuto se ne crossa dalla destra per Grimaudo, che da pochi passi spedisce il pallone fuori. Sull'altro fronte ci prova Mallardo a sbloccare il match, ma anche la sua conclusione dal limite è imprecisa. All'11esimo è ancora Sené a sfidare Capozzi, bravo a spedire in angolo un tiro dal limite dell'area piccola. Il portiere biancazzurro si ripete 20 minuti dopo, quando ipnotizza Galantucci deviando la sua conclusione sul rimpallo. Il pallone arriva a Grimaudo, che guardate cosa sbaglia. La risposta dell'Agropoli è tutta in una conclusione dei 40 metri, bella a vedere ma poco efficace, di Ragosta. Sarà questa l'ultima emozione regalata dai Delfini, costretti a capitolare un minuto dopo grazie alla rete del neoentrato Viciconte, che dopo una prima conclusione di Sené raccoglie un pallone vacante in aria e lo appoggia alle spalle di Capozzi, colpevole la difesa dell'Agropoli. Sotto di un gol la formazione di mister Delli Santi non riesce ad avere la giusta reazione. L'unica conclusione a rete giunge grazie ad un'azione condotta magistralmente sulla destra da Ragosta. Per cross basso per Mallardo, viene però respinto. Allo scadere Galantucci prova nuovamente su punizione a vincere la sua personale battaglia con Capozzi, ma il portiere agropolese, il migliore in campo, risponde ancora presente. Finisce quindi 1-0 con i tifosi rosso-blu in delirio. L'Agropoli invece tristemente sprofonda in zona play-out. Ancora una volta questi ragazzi hanno fatto veramente una prestazione maiuscola al cospetto di una squadra di altissima qualità, però veramente abbiamo fatto molto bene, abbiamo meritato la vittoria, anche se abbiamo sbloccato solo a 10 minuti dalla fine. Mi sembrava veramente stregata la loro porta, abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti, non siamo stati bravi né fortunati, però mi sembra che non ci sia nulla da dire. Vero mister, comunque, perché onestamente l'Agropoli ha tirato pochissimi in porta e Spicuzzi è stato raramente impegnato seriamente. Sì, questo mostra ancora la nostra organizzazione, la nostra solidità. Abbiamo fatto anche a mio avviso un primo tempo di altissima qualità, abbiamo fatto 3-4 giocate che per poco non abbiamo finalizzato a dovere. Questo era l'unico rammarico quando siamo andati a riposo, però mi sembra che il secondo tempo si sia sviluppato sulla falsa riga del primo, quindi tutto sommato ho visto una squadra che tutto l'arco dei 97-98 minuti ha giocato veramente con grande personalità, con grande qualità. Abbiamo finalizzato perché la prima vera occasione per far gol abbiamo avuto noi. Loro hanno vinto la partita su un episodio che non rende giustizia per quello che si è visto in campo. L'Agropoli assolutamente non meritava di perdere. Secondo lei quindi cosa è mancato oggi? Niente, l'episodio che ci ha condannato. Forse quando si gioca in questa maniera bisognava essere più cinici e finalizzare un pochettino di più l'azione che abbiamo avuto, insieme ad altre situazioni di gioco che si sono verificate nel corso, soprattutto nel corso del primo tempo. Lì avremmo dovuto cercare di essere più attenti, soprattutto nella finalizzazione.